giro molto la città, raccolgo le segnalazioni dei cittadini, vado a verificare quello che i cittadini dicono. E in Città Vecchia la cosa che mi ha sorpreso è che mancano proprio le indicazioni delle strade. Una persona, un turista, arriva e non sa dove arrivare. Ecco, l'amico qui presente mi sottolineava questo fatto. Uno arriva in Città Vecchia e non sa dove andare. Non ci sono scritte, non ci sono vie, non c'è... Si trova, si ferma qui e non sa dove... Non c'è nessuno. Io devo, voglio vedere il Duomo. Siamo noi che siamo qui e indichiamo dove andare. Siamo qui, diciamo, di là, c'è San Cataldo, San Domenico e tutti i resti. Non ci sono più neanche proprio le insegne? No, sono scomparse tutte. Il signore qui presente, che è una delle memorie storiche, è di... Anni, cavoli di storie. Ecco. Ama la Città Vecchia e vede che mancano le indicazioni. Tutte sono... Di strade, vie. Strade. Si fermano qui tutti i turisti che vengono con le navi qua. Si fermano e vanno in cerco con la pianta in mano. Via Duomo, Duomo, Cattedrale. Allora, leggono lì che cosa è poi vecchissimo, vecchissimo. Quelle poche targhe che restano. E si vede di qua. Io stavo facendo una targa per mettere via Duomo, proprio a quel punto là. Non l'ho fatto perché possono anche denunziare. Certo, questo è assurdo, oltre il danno la beffa, cornuti e mazziati come si suol dire. Ma non facciamo le corna a loro però, qui devo fare. Allora, e la gente quando viene, che cosa, è un peccato, ovviamente quel museo là, quello è un museo. Un palazzo di quello sta abbandonato, anni e anni, non si sa di chi è. No, ma l'assurdo è, ripeto, noi... Il Melucci e chi ha amministrato con lui parlano di turismo, ma in altre città non è così, non, in altre città ci sono gli infopoint, ci sono le indicazioni. Vuol sapere una cosa, Brindisi è una cittadina come fosse tutto Tardovecchio con i tamburi, stanno facendo le cose che in Italia non le fanno ancora, è ingrandito il porto di Brindisi che è internazionale adesso, noi siamo sempre alla coda degli altri. Siamo l'ultima sempre, ruota del carro. Siamo sempre attaccati a quello come Emiliano che decide di proclamare. Lì si vede tutta la provincia di Bari, lì, tutto il Brindisi che sta ingrandendo. L'altro è l'aeroporto di Tarni che non si può fare. 50 anni che le vogliono fare, cioè abbiamo una pista che è mondiale. Bene. Lei ci sta chiedendo anche l'aeroporto. Guardate, a me piace girare, io sono un consigliere di strada, tra virgolette, mi piace ascoltare i cittadini e credetemi, mi sento, mi viene tanta rabbia perché io viaggio molto, amo tanto viaggiare, poi vedi le altre città che sanno valorizzare una pietra e qui non ci sono più neanche le indicazioni delle strade. Nel centro storico di Taranto, nel cuore, nella storia di Taranto. E questa sarebbe... La Taranto, città europea, che Melucci, il PD e gli altri vi hanno raccontato? Ma farebbero bene a tacere. Melucci, il PD e le altre forze, anche quelle di centrodestra che hanno governato prima di Melucci, non si fa sconto a nessuno. Tutti colpevoli. Cambiamo, voltiamo pagina. Mettiamo i cittadini al di sopra e al di là dei partiti. Creiamo un contenitore civico trasversale per spazzare via questi soggetti che hanno soltanto distrutto Taranto e vi hanno solo riempito la testa di chiacchiere.